Oggi, dal mio punto di vista, bisogna essere piccoli, agili, integrati e soprattutto lì dove c'è il cliente. Si tratta di trovare dei punti di collaborazione intelligenti, virtuosi e moderni. Bisogna coniugare l'aspetto procedurale con l'aspetto di processo e attraverso il processo accelerare la possibilità di rendere funzionali le procedure alle esigenze mutate. Con un hub intelligente di ottimizzazione dei processi e di presenza sul territorio che comunque rimane imprescindibile è la soluzione ideale. Sostenibilità e digitale, interpretate in una maniera moderna, rendono una banca, pur con profonde radici su un territorio, un modello imprenditoriale espansibile trasversalmente. È una banca con un livello di patrimonializzazione eccellente, tra i best performer in Italia. Studiando, leggendo, ascoltando, incontrando, confrontandoci, sbagliando, vivendo. La capacità di intercettare segnali deboli, perché tanto i segnali forti li capiamo tutti, credo che sia sempre più la differenza tra chi è imprenditore e chi fa il secondo in arrivo. Il digitale è molto più reale di quanto molte volte noi abbiamo la percezione che sia. La Sicilia è una terra bellissima in cui si può fare anche tanta impresa. In Sicilia c'è una qualità umana elevatissima. C'è una resilienza maggiore al lavoro. La Sicilia io me la immagino migliore di quella che è oggi, che abbia saputo sfruttare il PNR per ridurre i suoi gap, soprattutto infrastrutturali. Una finanza etica e sostenibile è condizione ineludibile per lo sviluppo del nostro paese e per il futuro dei nostri figli. Produced by Zero In Sharing Knowledge.